cospetto dei giallorossi, Mazzone aveva promesso una squadra di lupi. I giocatori lo hanno accontentato con una partita di grande intensità e giocata ad ottimi ritmi, nonostante il campo pesante. E così la Roma, che del Cagliari è una bestia nera, è stata battuta più di quanto non dica lo striminzito punteggio. Da 12 anni, dal novembre dell'80, i giallorossi non perdevano a Sant'Elia. Allora il gol del Cagliari fu di Virdis, oggi è stato di un altro sardo, Puglielli, che dopo un inizio di campionato stentato si sta inserendo al meglio nella manovra rossoblu. La Roma, squadra compassata, nonostante abbia uomini di buona velocità, che oggi soltanto a sprazzi hanno mostrato lucidità, ma mai in fase risolutiva. Secondo Boscov è un problema di teste calde e fredde. Sentiamolo Boscov e dopo di lui Giannini e Mazzone. Quando hai un risultato svantaggioso non si deve giocare con testa calda, sempre si deve ragionare bene, sempre si deve giocare con grinta e carattere, però con testa fredda. Forse ha ragione, il fatto di ragionare, di essere freddi nel momento in cui ha il pallone nei piedi è importantissimo, fondamentale nel calcio. Purtroppo oggi un po' per il campo, un po' per le condizioni atmosferiche, giocavamo la palla come se scottasse nei piedi. Noi abbiamo giocato con molta freddezza di testa e con gambe molto calde. La squadra è la stessa che domenica scorsa ha perso a Bergamo, con Cappioni che indossa la maglia di Matteoli e che oggi deve fronteggiare Giannini. Vince la sua battaglia personale e contribuisce alla formazione complessiva della squadra. Herrera ha in consegna a Mihajlovic, Bisoli, Piacentini. Puglielli impedisce a Dessler di essere determinante. Caniggia è in cattiva giornata ed è imbavagliato da Napoli, festa se la vede con Rizzitelli. Nell'altra metà campo Oliveira sfugge spesso a Benedetti, ma è in affanno quando deve concludere, mentre nella zona di Francesco c'è Bonaccina. Cervone è il primo portiere ad essere chiamato al lavoro, soprattutto sulle sgrappate di Puglielli e Cappioni, che mettono in area palloni invitanti. Il Cagliari comanda il gioco e la Roma sembra subire. Le conclusioni di Rizzitelli e Dessler sono velleitarie, non impensieriscono Jelpo, il quale poco prima della mezz'ora è invece chiamato ad una deviazione in angolo sul missile di Mihajlovic. Oliveira intanto colleziona errori in fase conclusiva. La ripresa si apre ancora nel segno del Cagliari. Dopo due minuti Carboni è costretto a fallo su Oliveira al limite dell'area. La conclusione di Puglielli è imprendibile. Nonostante lo svantaggio, la Roma non sembra in condizioni di reagire. Il Cagliari vuole approfittarne, ma le occasioni sono sempre sul piede del volenteroso Oliveira, che è pronto sulla palla ma che la porta non mostra di vederla propria. Boscov manda in campo Muzzi per Benedetti e la Roma guadagna alcuni metri in avanti. Ma la manovra giallorossa continua ad essere sterile e velleitaria e produce solo alcuni cross sui quali Jelpo è sempre pronto alla respinta. E al 45esimo Francesco gli ha la palla del raddoppio, ma il suo tocco è troppo angolato e il pallone colpisce la base del palo.